Oggi il sindaco Alessandrini che cosa fa? Rispetto all'appello al Consiglio di Stato sulla sentenza del TAR per l'atto del commercio nei confronti del Comune, rinuncia alla sospensiva. È la prima volta che succede che un'amministrazione rinuncia a un atto che può favorirla, perché non dimentichiamo che in primo grado, quando il TAR aveva dato la sospensiva sul provvedimento della strada alternativa a Corso Vittorio Emanuele, il Consiglio di Stato aveva revocato quella sospensiva dando ragione al Comune. Quindi realisticamente il Consiglio di Stato sulla sentenza avrebbe potuto tranquillamente sospendere il provvedimento giurisdizionale del TAR e invece il sindaco rinuncia a questa opportunità, che è un'opportunità per i cittadini di Pescara, ma rinuncia perché? Perché questa amministrazione è di un avventurismo amministrativo e politico impressionante. Tutti gli atti posti in essere dalla precedente amministrazione li sta annullando, cosa che non era mai successa. Da sabato sarete con dei banchetti proprio su Corso Vittorio. Sì, da sabato attiveremo presidi su Corso Vittorio Emanuele, ma soprattutto c'è la cittadinanza che si sta muovendo. Noi riceviamo decine e decine di telefonate di cittadini nauseati da questo atteggiamento dell'amministrazione, che ovviamente vogliono manifestare, vogliono scendere in piazza, e noi saremo con loro, saremo a difendere i diritti dei cittadini, i diritti di vivibilità di una città che aveva fatto un grande salto di qualità e che oggi sta tornando indietro.